sono i primi, sono arrivati i primi nel girone, sono andati a vincere in campi come quello della Croazia. Per cui è una partita importante che diventa difficile sicuramente per quello che è il momento, per il lavoro che abbiamo fatto, per quello che è ciò che ancora dobbiamo mettere a posto. Però noi abbiamo tutto per fare il nostro percorso fatto bene, domani c'è da dare inizio, ecco. E poi la Turchia è una squadra che ha qualità da metà campo in su, ha rapidità, qualità, estro, hanno delle ripartenze brucianti. A Ghigno è sempre stata una nazionale che a Ghigno ha calciatori che giocano nelle più grandi squadre del mondo. Ovviamente sulla partita di domani sarà una partita difficile perché la Turchia è una squadra molto forte e per noi è scritto che è un'amichevole, ma per l'Italia non deve essere mai un'amichevole. E su Calhanoglu quest'anno ha dimostrato di essere il centrocampista uno dei 3, 4, 5 più forti al mondo e lui è uno di quei pochi che mi ha parlato quando ho avuto i momenti di difficoltà dopo la squalifica, mi chiedeva come stavo, l'ho visto 3-4 volte fuori dal campo ed è una persona fantastica. Dai.